sei lì, grazie. Per chi è lontano non vede questo, chiamiamolo, questa chitarra, questo strumento, mi spiego velocemente come funziona per riportare la tradizione della liuteria in Sardegna, qua a Cagliari. Allora, c'è un martelletto per ogni corda come il piano, azionato da cavi Graziella, di bicicletta, quindi cioè, ogni pedale comanda un martello, quindi le parti ritmiche sono fatte con i piedi. Infatti il mio maestro di chitarra sarda diceva: "Oh, Gio Maria, adesso sei propriamente un suonatore con i piedi". Poi ci sono piccoli ventilatorini per ottenere questa sezione più orchestrale o qualcosa di simile alle Leonidas. Ogni canale è splittato left and right, per cui potete sentire cosa a destra e cosa a sinistra. Più o meno avete tutte le informazioni per farvi una chitarra sarda preparata. Io chiuderei il concerto con un brano, un'ultima suite dedicata a un brano a cui sono profondamente legato, che non manca mai delle mie scalette, che è Mascaratu. Mascaratu è una località bellissima che c'è tra Palava ed Arzachena, dove noi andiamo a raccogliere i funghi porcini. E quindi è fondamentale dedicare questo pezzo a questa area geografica meravigliosa. Però c'è un aneddoto molto simpatico, perché lì vicino vive Peter Gabriel, e un giorno d'inverno io ho beccato Peter in spiaggia col cane e ho fatto: "Ciao Peter", e lui subito si è stressato, ha pensato: "Madonna, adesso i fan mi stressano in Sardegna". Invece io volevo dirgli che vicino a casa sua c'è Mascaratu, dove crescono i porcini. Quindi abbiamo preso questa discussione surreale in cui si è parlato di calamari, porcini, di tutto fuorché di musica. E poi da buon gallurese, quando è arrivato il momento di spiegargli dove erano i porcini, io gli ho dato le indicazioni sbagliate, perché ho pensato: perché Peter Gabriel deve andare a prendere i porcini a Mascaratu? Mascaratu. Thank you.
We'll be right back.